grande sacra fiamma. In fretta, stronzo! Tu lavorare o tu finire come cane! Io capisco uomo, ma non ha pietà di cane! Non sanno cosa fanno! Torturano cane e ridono! Cane piccolo non può crescere, mangiato da altro cane. Cane meglio di questo Mirza. Questo Mirza è cane! Ah, perché nemico non viene qui? Io uccido nemico, padrone mi vede, io divento grande guerriero e uccido tutti i nemici di Sacra Fiamma. Ah, perché nemico non viene qui? Io uccido... Morto? No, vivo! Qui! Aiuto! Trovate un uomo ferito qui! Aiuto! Sì, sta zitto nessuno! Uno mi fa dormire! Sì, tu bastardo! Sì, tu bastardo! Preoccupato per niente. Ho buone notizie. La cisterna è piena, proprio quello che ci serviva. Ora le cattive notizie. Il cancello è chiuso e non possiamo portarla fuori. Colonnello, signore, qui Tamir. Abbiamo preso la cisterna, ma abbiamo un problema con il cancello.
Allora procediamo con il piano B. Sapete cosa fare? Il cavo collega il cancello alla parte superiore della torre. Il problema è come ci arriviamo. Oh, sembra proprio un'autentica fortezza. Signori, non avrete veramente intenzione di attaccare la nostra fortezza? Rispetto il vostro coraggio, ma è un peccato sprecare le vostre vite così. Chi è al comando tra voi due? Vieni qui, dobbiamo discutere di alcune cose. Ma tu senti quel bastardo? Ha cambiato completamente tattica, anche se gli abbiamo messo i bastoni tra le ruote alla grande. Metti giù quell'arma e vieni qui. Non costringerci ad un inutile bagno di sangue. Aprite e fate entrare il nostro ospite. Guarda, guarda quel tizio. Vieni avanti, non ti faremo niente se non te lo vai proprio a cercare. Già, è lui. Non mi piace, ma non c'è altro modo. Se non usciamo da questo deserto, è come se fossimo già morti. Cosa cazzo stai dicendo? Buona fortuna, Artyom. E solo sento una cazzo di parola su quella troia di giù! Gira intorno a quei caproni e sali di un cazzo. Ce ne sono davvero troppi, nemico. Che cazzo ci vuole così? Tu devi essere uno di quelli del treno! Cazzo, dai un'occhiata alla bellezza che Vince sta preparando per il cavo. Non è una quattro ruote qualsiasi, te lo dico io. Sei cieco! Cazzo, allora tira, cazzo! Mettici di impegno! Perché cazzo ti abbiamo dato da mangiare, Ken? Mi dispiace, padrone! Sono il tuo schiavo! Non fatto apposta! Zitto! Ti insegno io come mi devi servire! Mi dispiace! Non insegnare, ti prego! Ti ho visto! Non uccidere, padrone Mirsa! Non uccidere, ti prego! Padrone è arrabbiato, ma poi è padrone! Se padrone muore, poi cosa uccidono me! Mirsa mi ha salvato! Padrone si sveglia, non si ricorda! Grazie, Mirsa! Io ricordo Mirsa tutta la mia vita! Grazie, grande Mirsa! La sacra fiamma ti protegge, Mirsa! Allora, perché ci metti così tardi? Per mostrare a padrone che sono schiavo buono. Vieni, schiavo che guarda. Poi padrone mi fa. Ha bevuto l'acqua del padrone. Adesso bisogna darle un perdonami, Ulimirsa. Io voglio è Natale. Avere gloria. C'è mia. Di una canna. No, tu può. Mazza stupida. Uccidete lì. Vai, vai! MS Tatin! Era nascosto là in alto. Ma che diavolo! Possibile intruso. Giù, lo vedi. Vai! Eccolo lì, gente! Vieni, Norby, il medico! Nasconditi pure. Tanto vedo non il durerà. Nemico! Vedo il nemico! Era nascosto laggiù! Vai, vai! Vedo il nemico! Lo vedo! Là in alto! Meni in ordine, il medico! Cosa? Sì, vai, forza! Vai, vai! Vedo il nemico! Ormai sei spacciato! Vedo il nemico! Vedo il nemico! Era lassù! Là in alto! Chiunque lo trovi riceverà un bonus! Guarda,
nel passaggio. C'era qualcuno. Salvami, brucia lui. Ehi, cos'è? Volevi
devi creare il nuovo mondo con questi. Non accadrà mai il tuo patetico tentativo da illuso. L'ho presa! Prendo il barone! Solo il più forte sopravviverà! Artyom, sei sulla linea di tiro. Avete ridato la speranza al mio popolo. Non lo dimenticherò. Ma questa guerra è appena cominciata e devo portarla a termine. Fino alla vittoria. Andiamo, Artyom. Grazie per aver aiutato il mio popolo. Sarò sempre in debito. Sei tornato, amore mio. Ero preoccupata. Fanatici sulle rive del Volga, cannibali nel bunker dello Yamantau, schiavisti sulle coste del mare prosciugato. Quanti mostri ha generato la guerra? O forse ci sono sempre stati e la guerra ha semplicemente dato loro la possibilità di mostrarsi, condannandoci a convivere con loro per sempre. In ogni caso non possiamo permetterci di perdere la speranza. Siamo sempre più vicini al nostro sogno. Trovare un posto dove vivere, liberi da radiazioni e mutanti. Le mappe che abbiamo recuperato nel deserto ci hanno fornito diverse opzioni promettenti e adesso i membri dell'equipaggio aspettano con trepidazione che il colonnello decida la prossima meta dell'Aurora. Per ora il treno procede tranquillamente verso est. L'equipaggio si riposa e Stepan ha chiesto a Katia di sposarlo. Una proposta che non poteva rifiutare. Maledetta tosse. La sabbia se n'è andata da un pezzo, ma la tosse rimane. Ma che diavolo fuma, Crest? Che schifo. Ad ogni modo, ora sto meglio. Scusate se interrompo, ragazzi, ma dovreste venire nella mensa. Andiamo per mettere la roba in tavola. Grazie, Stepan. Arriviamo fra un attimo. Che dici, Artyom? Andiamo o restiamo ancora un po' qui? Si sta così bene. Sai, Artyom, ho pensato a Stepan e Katia, a noi due. E ho capito quanto siamo fortunati. Per i miei genitori è stato molto diverso. Molto brutto. Ti ho mai detto perché è morta mia madre? Certo che no. È stato per colpa di papà. Allora era ancora più duro. Tornava a casa dalla caserma e mentre si toglieva gli stivali aveva già in mano la bottiglia. Litigavano e lui spariva per un po'. E mentre lui non c'era iniziava a bere anche lei. E quando le passava la sbornia piangeva. Mentre era ubriaca si sentiva meglio. Sognava occhi aperti. Sai come mi chiamava? Solo A. Mi abbracciava e mi diceva: un giorno, A, tu e io andremo a Vladivostok, la città dove sono nata. E da là andremo in un villaggio sulla riva dell'oceano. Avevo 5 anni allora e non mi rendevo davvero conto. Ma riuscivo a immaginare quel villaggio e l'oceano in modo davvero vivido, perché le credevo. E poi si suicidò, bevendo non so quale veleno.
Papà smise di bere dopo la morte della mamma. Non è mai stato molto premuroso con me, ma quando lei morì non mi lasciò mai sola. Mi portò sempre con lui. Abbiamo parlato di lei solo un paio di volte. Avevo una bambola, Gianna. Facevo finta che fosse mia figlia. Raggiungevamo l'oceano insieme. Poi papà la nascose. Mi disse che l'avevamo persa. Probabilmente non voleva che mi tormentassi con il sogno della mamma. Allora immaginai che fosse cresciuta e fosse andata a Vladivostok. E adesso io sto andando non a Vladivostok, ma con te. Il sogno si è avverato. Sai, mi sono sempre chiesta quali siano i sogni di papà. Anche lui avrà dei sogni. Cosa potrebbero essere? Salire di grado? Potrebbe scegliere quello che vuole. Salvare le persone. Cosa dovrebbero fare queste persone poi? Restarsene sottoterra? Non l'ho mai capito. Quali sono le sue speranze? Cosa lo rende felice? Forse niente. Non ha mai avuto davvero il tempo per pensare al futuro. Giù nella metro questi pensieri non vengono per caso. Ma qui in superficie... Io invece voglio fare una cosa. Voglio correre nella sabbia a piedi nudi e costruire un castello di sabbia per i bambini. Ne vorrei due, un maschio e una femmina. Il maschietto assomiglierebbe a te. Andremo a nuotare, con le montagne dietro di lui. Case di legno sulla spiaggia. Il sole ci sveglierebbe ogni giorno, sorgendo dall'oceano. Quel rifugio è la nostra meta. Varrebbe la pena andarci, anche se dovessimo attraversare mezzo mondo. Tutti dovrebbero avere una meta. Un punto sulla mappa che è un punto di arrivo, dove si può essere felici. Tutti i nostri ragazzi ne hanno una. Siamo scappati dalla metro e adesso iniziamo a disperderci. Non subito, naturalmente. Per ora siamo ancora tutti insieme nella nostra ricerca. Ma alla fine ognuno di noi troverà un punto di arrivo e si fermerà là. Non so dov'è la meta di papà. Non so nemmeno dov'è la tua. So soltanto che ti amo. Tantissimo. Tu vai, Artyom. Io riposo un altro po'. Ti raggiungo fra poco. Non ci credo! È tutto perfetto, Artyom. Seguici. Un momento di attenzione, per favore. 6 mesi di viaggio e 4.000 chilometri alle spalle. Non si può dire che sia stato facile. Però, ragazzi, c'è una cosa che non posso più tenervi nascosta.
Dopo un attento studio delle mappe satellitari che abbiamo ottenuto e dopo lunghe riflessioni, abbiamo trovato un posto in cui poterci stabilire. È una valle lungo un fiume. C'è una foresta e anche una centrale idroelettrica. Inoltre è lontana da aree densamente popolate. Il che, come il nostro viaggio ha dimostrato, è molto importante. Si trova a circa 2 giorni di viaggio, perciò... Beh, complimenti a tutti! Sì! Tuttavia, oggi non c'è solo questo all'ordine del giorno. Stepan, Katia... Oh, anelli! Stepan, Katia, ripetete dopo di me. Io accolgo te come consorte. Io accolgo te come consorte. E prometto che ora e in futuro, nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia, ti amerò e ti onorerò finché morte non ci separi. In qualità di capitano di questa nave, io vi dichiaro marito e moglie. Vi auguro una vita lunga e felice. Oe! Gorko! 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 Anna! Che c'è? Oh! Anna, che succede? Attenzione, gente! Anna, resisti, ti prego! Che succede? Cosa c'è, Anna? Cos'è questa tosse? Katia, fai qualcosa, ti prego! Spazio, così deve respirare! Maledizione! Mi dispiace di non aver detto niente. A cosa ti riferisci, tesoro? Allo Yamantau, quando mi hanno portata via, quel medico pazzo mi ha detto che ho i polmoni messi male e il gas che ho respirato nella discarica di munizioni non mi resta molto. Come puoi credere a quel mostro? Abbiamo appena attraversato un deserto sabbioso. Potrebbe essere questa la ragione. Katia, Artyom, parliamo un attimo. È tutto a posto, Artyom. Vai, ora sto bene. Non ho capito perché, ma il vecchio è curioso. Dimmi, secondo te, che cosa dovremmo Colonnello, fare ora? Per favore, stiamo calmi e pensiamo costruttivamente. Allora, Katia, tu che cosa ne pensi? Penso non abbia senso avallare la diagnosi di un degenerato. Il passaggio dall'umidità della metro al clima torrido e alle tempeste di sabbia è uno stress per i polmoni. Già, se fosse stato il gas, i sintomi si sarebbero certo, manifestati subito. Anch'io. Quindi la visiterò nella maniera più approfondita possibile. Poi, beh, ormai siamo quasi alla valle con le sue foreste. Quell'aria potrebbe bastare. Scusate se interrompo, ma è successo qualcosa? Anna ha tossito sangue. Mio Dio, siete sicure che sia la sabbia? Da quel che dite, potrebbe anche essere tubercolosi. Se fosse, potremmo curarla. Abbiamo gli antibiotici e l'aria aiuterebbe. E se invece, se quel degenerato avesse avuto ragione, Katia, che cosa potremmo fare? Esiste una cura? Nel nostro villaggio c'era un reparto antiaereo. Prima della guerra ricevettero un nuovo medicinale che salvò molta gente esposta ai gas o ad altre sostanze tossiche. Controllerò i diari della mamma per scoprirne il nome. Mi pare fosse prodotto a Novosibirsk. Ok, Novosibirsk. Yermak, tu che ne pensi? Penso che arriverei fino in capo al mondo se servisse a salvare Anna. Per quanto riguarda Novosibirsk è a circa 2000 chilometri. Allora è deciso.
Raggiungiamo la valle e se le condizioni lo permettono ci stabiliamo lì. Se Anna dovesse peggiorare, radunerò un gruppo di volontari per cercare quel medicinale. Katia, scopri come si chiama, per favore. Lo scoprirò, sta tranquillo. Un'altra cosa, Artie. Non voglio avere sorprese in questo. Tu sei il nostro migliore esploratore. Perciò prendi la motrice, scegli un volontario e andate a fare un sopralluogo prima del nostro arrivo. Ora possiamo tornare. Rassicurati a me tutti gli altri. Ora capisco perché era così giù di morale il tuo amore. Persi dentro una tua quasi intelligente. Artio, volevo dirtelo da un po' di tempo, ma non ne ho avuto l'occasione. Anna mi aveva chiesto se volevo restare allora. E io sarei anche rimasto. Era la mia gente, anche se non avevo trovato nessuno della mia famiglia. E poi ci sono ancora parecchi banditi da eliminare. Ma il barone è morto. Adesso Joel può guidare la gente. Sanno che quegli animali possono essere battuti. Possono e devono essere battuti. Adesso devono combattere per la loro libertà e riprendersela con le proprie mani. E non rinunciare mai più, nonostante le avversità. Eppure la spinta iniziale è arrivata da noi, da te. Non lo dimenticherò, Artyom. E spero di ripagare il debito un giorno. Kevrakmet, fratello.